Ciao belli, benvenuti in un nuovissimo video di Valentino Rossi The Game. Allora, abbiamo visto subito il primo episodio, abbiamo fatto un po' di test, un po' di prove, eccetera, eccetera. Adesso sicuramente faremo il resto. Quindi, ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla per buttarci subito nel secondo evento. A dopo, ciao! Channel in collaboration with. Eccoci bentornati ragazzi, allora vediamo un attimo cosa c'era da fare. Allora, VR46 World, allora abbiamo visto la situazione, qua sta registrando tutta la Madonna, ok. Andiamo a vedere il VR46 World, guard flat track americana. Allora, flat track americana gareggia sui tracciati flat track con formula dell'americana, superando i round eliminatori e vinci la gara finale. Sfida Valentino Rossi e i suoi amici in un'emozionante gara di flat track. Allora, facciamo una gara di flat track normale, anche perché all'americana non siamo ancora buoni in quella normale, figurati in quella americana. Pilota ufficiale o pilota personalizzato? Allora, se scegliamo il pilota personalizzato, scegliamo noi stessi. Se invece scelgo un pilota ufficiale, ovviamente scelgo un pilota ufficiale. Quindi io direi invece che scelgo il mio pilota nonostante sia una merda secca, con il mio CRF Flat Track VR46 Academy, e direi che motor range inverso non mi sembra il caso. Ora abbiamo appena capito come fare il motor range normale. Ok, lunghezza 3 giri, difficoltà media, fisica standard, buttiamoci, dai, facciamo la stessa cosa dell'episodio precedente, buttiamoci, lanciamoci e speriamo che vada bene. Questa è una carriera molto interessante, tra l'altro ripeto, il gioco, come ho detto già nell'episodio precedente, ha una fisica incredibile. Detto questo, i vari MotoGP dal 2009 in poi erano già migliori, forse anche dal 2010. Prima del 2010 erano veramente ingiocabili, cioè c'era stile retro, la moto ferma in mezzo e la pista che si muoveva. Ora c'è un'altra fisica nettamente. Sereno, 27 gradi di aria, terreno, non mi ricordo di aver letto cosa ho letto, quindi direi che scendiamo in pista, dai, buttiamoci, su. Siamo pronti, eh? Mi metto in posizione tattica, ok. Vai. Speriamo di fare meglio di prima. Speriamo di fare meglio dell'episodio precedente. Ok, già comincia la bagarre, eh. Già le sportellate vedo, eh. Va già molto molto meglio, eh. E vi giuro che non ho fatto gare di allenamento, eh. Questa è la seconda gara che faccio in questo gioco, quindi non ve la prendete se faccio cagare. Il flat track è difficile, ragazzi. Nella realtà non l'ho mai fatto. Mi piacerebbe molto, però l'erba no, l'erba no. Va bene, controlliamo bene, dai. Tutti i paletti abbiamo preso. Attenzione, chi è quello di Cracciolo che mi entra dentro? Va bene, dai, che siamo tra i primi, eh. Ho preso un paletto, però sono diventato primo. Aia, Valentino Rossi, l'ingresso violento. Spingiamo, spingiamo, ragazzi. Deve star dietro quel merda lì. Che sfollata, ragazzi. Lì, ragazzi, siamo messi bene, eh? Bella lì, bella. Una volta capito quanto sterzo dare, alla fine
diciamo che ci può anche stare, come gara. Attenzione, mi sono fermato praticamente, eh. Bella lì, vai di derapation, vai. Bella, continua, insisti. Insistisci. Lì, ragazzi, che sto veramente guidando bene. Ho cambiato qualcosa da prima. Bella lì. Non so, deve essere il secondo giro. Esatto, entriamo nel terzo giro tra poco. Che spettacolo. Ah, a volte però mi scardina, eh. Sono curva qua però. C'è qualcosa che non va però, ragazzi. Mi sa che c'ho l'aiuto del gas. E io non lo volevo. Però non ho capito se me l'ha messo obbligatorio o devo cambiare qualcosa nelle opzioni di guida, eh. Bella lì, ragazzi, bella lì. Alla grande, eh. Morbidelli secondo. Attenzione! Bella lì, oh, sto facendo veramente miracoli, eh! Bella! Dai che arriviamo quasi al traguardo, eh! Eh sì, mi sa che c'ho l'aiuto da qualche parte, cazzo. Non lo voglio l'aiuto. Vabbè, non credete che abbia rubato io, eh. Qualcuno mi ha messo qualche aiuto e non l'ha chiesto nessuno. Da farla proprio scivolare alla grande, eh. Oh, lì. Però ancora un pochettino pattisco, eh. Non posso mollare adesso, eh. Bella lì, ragazzi. Garona, nonostante un piccolissimo aiuto che c'è di frenata, credo, ma non è che mi sarebbe servito molto, eh. Bella, mi è piaciuta. Gara violenta. Vincitore del flat track, spettacolo. Tempone proprio della Madonna. Va bene. Funzione finale, 10.000 punti, 1.500 punti gara. Ok. Mi sta venendo l'accento un po', eh. Bella lì. Perfetto. Abbiamo aumentato anche un pochettino le nostre abilità. L'allenamento funziona realmente. E quindi andiamo avanti. Allora, mi ha sbloccato tutte le gare del VR46 World. Ma andiamo un po' indietro. Mi ha sbloccato tutte le gare anche della carriera. Detto questo, io voglio provare a vedere che cazzo mi ha dato gli aiuti. Perché non mi è piaciuto vincere con gli aiuti a me, eh. Pilota personalizzato. Moto questa, circuito era questo, aiuti alla guida moto, vedete che lì c'era tutto, cazzo, no, non la voglio, bisogna cambiare sta roba qua. Semi pro, freno automatico no, freni congiunti sì, sterzo assistito no,
in gara in automatico, traiettoria ideale, solo cura, avrei dovuto capirlo di qua. Cambio manuale, non semiautomatico, rewind, sì. Mi dispiace ragazzi, non volevo, non ho voluto rubare, eh. Vabbè, però mi sono divertito lo stesso, alla fine una gara da principiante ci sta. Niente ragazzi, allora cosa facciamo? Ci buttiamo nella carriera e vediamo un po' com'è la VR Rider Academy. Oppure terminiamo l'episodio qua. Cosa vorreste voi? Cosa vorreste voi? Non ho sentito, cosa vorreste? Vorreste mica che continuo? Ai 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 ai. Allora, io direi che do un'occhiata qua e vediamo solo cos'è. Bonus pilota. Questi sono i bonus piloti che... Pilota che non abbiamo ancora niente di bonus, ovviamente, cioè condizioni di sblocco, bonus frenata, bonus abilità su bagnato, eccetera, eccetera. Allora, abilità pilota è quello che abbiamo visto prima, i punti che ci ha dato. Noi ovviamente non possiamo modificare niente, possiamo solo controllare cosa c'è. Bonus pilota sono quelli di ora, che abbiamo visto un secondo fa. E personalizzare pilota è quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi non abbiamo bisogno di fare altro. La patente, attenzione, patente ci dà tutto il nostro essere, quindi abbiamo già fatto tutta la modifica del caso all'inizio. Accessori MotoGP trademark, cosa saranno mai, ok, casche e tutto, quindi direi che è inutile che facciamo anche il resto perché sicuramente sarà... Ai 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 ai, però c'è R1M, questo non l'abbiamo visto forse, eh? Abbiamo visto il flat track però non R1M. R1M, io voglio di nuovo la mia tuta bianca, la voglio così, bianca, nera e giallina, perfetto. Niente, allora qua niente, stile di guida l'abbiamo già visto, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare. L'unica cosa che ci, conviene, ci manca da fare è andare nel calendario e cominciare la carriera. Invece io termino l'episodio qua, perché se no vi faccio vedere troppo tutto insieme. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio di Valentino Rossi The Game. Mi raccomando, se vi è piaciuto, tanti bei pollicini su. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Commentate, condividete, fate quello che volete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!